Buonasera ragazzi, buonasera, ritrovate questo mio video post Juventus Udinese. Bene, la partita è finita da poco. La Juve ha vinto 2-0, ha convinto. Dobbiamo probabilmente, anzi sicuramente, essere più cinici lì davanti perché non sempre l'occasione che hanno le altre squadre la sbagliano o c'è il fuorigioco o quant'altro, quindi bisogna cercare di essere più cinici, appunto, più concreti lì davanti, perché tra oggi e Verona potevamo tranquillamente essere adesso a 8 gol fatti. Si poteva vincere 4-0 oggi, 4-0 Verona, tranquillamente avremmo creato tra le due partite almeno 20 occasioni nitide da gol non sfruttate. Ho visto un gran Pereira, ho visto un gran Evra, ho visto quando sono entrati Coman e Morata subito con quella voglia, con i colpi comunque ce li hanno. Ho visto un grande Tevez, un grande Llorente, anche Marchisio, ovviamente anche Marchisio. Comunque, a parte il gol, secondo me è veramente lui è il vice Pirlo, è il dopo Pirlo, perché Marchisio veramente sta giocando molto bene in quel ruolo. E a parte Marchisio, secondo me è il migliore in campo e forse qua nessuno mai ne parla, eccetera. Secondo me è Martin Casares. Oggi ha fatto un partitone veramente migliore difensore. Ugbuone e Bonucci sono abbastanza da porconare ogni volta che fanno un anticipo. Se già entra in difesa, cosa cerchi di fare l'anticipo? Che se lo sbagli ti trovi in due. Quindi bisogna un po' rivedere. Però comunque in due partite, non avendo la difesa titolare, è una buona cosa non aver preso gol. Grandi meriti alla Curasud, che ha incitato, ha cantato dall'inizio fino alla fine, ma non avevo dubbi alla fine che vinca la Juve o che perda loro. Quando ci sono anch'io, noi alla fine usciamo sempre vincitori dallo stadio. Si vede che anche se usa il 3-5-2 Allegri ha un modo diverso, cioè non gli sta sempre col fiato sul collo ai giocatori, cosa che faceva Conte, che a volte può essere positiva, altre volte non tutti i giocatori sono uguali mentalmente. Molte volte un giocatore può essere condizionato da questo e sbagliare molto se si sente troppa pressione addosso. Mentre Allegri fa la pressione giusta, incita, si incazza quando c'è da incazzarsi. Secondo me non vedo tutta questa tragedia che si vuole far passare che Allegri è il nuovo allenatore della Juve. Alla fine i giocatori vanno in campo, hanno dimostrato di essere campioni e i veri campioni lo sono con Conte, con Allegri, con Mancini, con Guidolin o con qualsiasi allenatore metti. La Juve secondo me ha aumentato addirittura il distacco che c'era l'altro anno con la Roma, rinforzandosi soprattutto le riserve. La Roma invece rispetto all'altro anno ha rinforzato i titolari, ma le riserve sono sempre di medio-basso livello, mentre noi abbiamo giocatori che possono sostituire adeguatamente, come abbiamo visto con Pereira, i titolari. Sono contento per questa vittoria. Non parlo della Roma, che a parte comunque gli episodi arbitrali a favore o contro che hanno avuto, secondo me era una partita da pareggio, quella di Empoli, assolutamente. Per questo dico, non so perché c'è tutto questo pessimismo tra le due partite. Quelle che mi ha impressionato di più è la Juve. Se non facciamo cazzate come impostazione di squadra e quant'altro, il distacco con la Roma è addirittura aumentato, secondo me, secondo il mio punto di vista. Poi vedremo. Poi comunque la doppia competizione, poi quando entrerà la Coppa Italia, mi daranno ragione o mi daranno torto. Vi rimando l'appuntamento quindi a questo punto dopo Juventus Malmö. Speriamo di fare molto molto ma molto meglio rispetto all'altro anno anche in Europa. Un abbraccio a tutti e sempre Forza Juve!